un'occasione storica. Così Marche Multiservizi definisce il risultato straordinario dell'ottenimento di 27 milioni e mezzo di euro di fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicati all'ammodernamento della rete idrica. Un finanziamento che è stato presentato oggi in conferenza stampa. Ricordiamo che Marche Multiservizi gestisce una rete acquedottistica di 5.000 km. Grossa parte di questo finanziamento sarà destinato all'ammodernamento di 50 di questi chilometri, ma poi anche tanti altri interventi, dalla digitalizzazione fino all'installazione di 14.000 contatori smart. Un intervento che è stato presentato oggi con i benefici ma anche i pericoli, definiamoli così, quelli di un finanziamento PNRR legato ad una scadenza precisa, quella del 31 marzo 2026, data di consegna obbligatoria dei lavori. Il progetto che noi abbiamo presentato per il finanziamento PNRR, in cui siamo orgogliosi di aver ottenuto il finanziamento, va nella direzione di ammodernare tutto il nostro sistema acquedottistico, cominciando da quelle che sono le reti, ma non solo le reti, i contatori e teleletti per quanto riguarda tutte le partite IVA, quindi diciamo che è un investimento complessivamente di 27 milioni e 500 grosso modo, che va nella direzione proprio di contribuire a tutti quelli che facciamo già costantemente tutti gli anni come impiantistica per ammodernare una rete che comunque sappiamo essere molto lunga, perché abbiamo 5.000 km di rete e con un'età media che è abbastanza elevata, e conseguentemente questo è un contributo molto importante che ovviamente dobbiamo mettere a terra in tempi molto ristretti. Purtroppo il ritardo dell'assegnazione di un decreto che doveva essere emanato ai primi di gennaio, almeno così mi dicevano, è uscito il 6 di maggio e ci costringe veramente a correre, perché i lavori vanno completati entro il 31 marzo 2026. E dunque Marche Multiservizi obbligata a correre, vista l'assegnazione ufficiale tardiva dei fondi, arrivata appena 4 giorni fa col decreto firmato il 6 di maggio, per farsi trovare pronti a marzo 2026. Il presidente di Marche Multiservizi, Andrea Pierotti, lancia un appello anche agli enti locali a collaborare al massimo. Intanto Marche Multiservizi ha già spianato la strada per procedere in tal senso, avendo già individuato 17 ditte aggiudicatrici, 6 studi professionali, per un lavoro che procurerà un indotto di circa 300 persone impiegate in tal senso. Ovviamente quella del PNRR era un'opportunità a cui tutti insomma puntavano, è stato un bando molto competitivo, ma la competenza, la professionalità della struttura insieme alla collaborazione dell'ATO ha consentito a Marche Multiservizi, anche se non in primissima battuta, di presentare un progetto che ha avuto un punteggio importante. Quindi le risorse che il governo ha voluto mettere su questo asset strategico, perché è quello della distribuzione dell'acqua, la resilienza delle reti, insomma in una situazione di stress idrico, di situazioni di crisi a livello nazionale, è molto importante, per cui ci contiamo molto. Credo che sia, oggi lo ufficializziamo, anche insomma siamo stati poco scaramantici, perché siamo già partiti con la progettazione delle gare per essere pronti alla scadenza, perché il PNRR, come tutti sanno, ha dei tempi molto stretti, quelli del marzo 26, di conseguenza la struttura è già pronta per partire con la progettazione, quindi con l'avvio dei lavori. Lavori importanti che andranno a aumentare quello che è il livello di investimento sul settore idrico provinciale dell'azienda, che è già oltre la media nazionale, quindi per il triennio 24, 25 e 26 questi investimenti aumenteranno ancora di più. Quindi la resilienza delle reti, la digitalizzazione ovviamente non risolve tutto il problema della crisi idrica, perché qua parliamo appunto di miglioramento delle reti con degli interventi anche molto tecnici, molto innovativi, importanti appunto, ma la rete è molto vecchia, vetusta, sono oltre 5.000 km, quindi metterci mano non sarà facile. Questo è un passaggio veramente importante, quindi un ringraziamento a chi ha lavorato nella struttura
a questo progetto, anche grazie alla collaborazione con il fatto di appartenere a un gruppo che ha competenze e know-how come quello di ERA, ci ha consentito di, come ERA, di vincere tanti bandi PNRR, di conseguenza c'è estrema soddisfazione. Ora bisogna lavorare perché insomma i tempi sono veramente molto stretti, ma su questo ho avuto modo di verificare in questo periodo che insomma Marche Multiservizi, la struttura, non avrà problemi a rispettare i tempi. La collaborazione da parte di tutti, quindi anche dell'iter autorizzativo, non è secondario, perché poi noi progettiamo e siamo pronti a lavorare, ma se non abbiamo le autorizzazioni diventa tutto più difficile, per cui un appello un po' a tutte tutti gli enti che dovranno autorizzare questi lavori, che avranno anche un indotto dal punto di vista dei lavoratori anche importante. Insomma, stimiamo 200-300 persone che in più andranno a lavorare su questi quasi 30 milioni di intervento sull'idrico, per cui credo veramente che oggi sia una giornata storica, quindi una bella notizia che abbiamo voluto condividere in maniera formale insomma con tutti. La stragrande maggioranza degli investimenti di questi 27 milioni e mezzo di euro saranno destinati al rinnovamento di 50 chilometri di rete acquedottistica e agli interventi di distrettualizzazione di 945 chilometri della stessa rete. Poi ci saranno altri interventi, dalla digitalizzazione della rete allo smart metering e alla ricerca di perdite con tecnologie innovative, così come la modellazione di rete su 2000 chilometri a copertura del 60% dei volumi erogati. Sicuramente partiremo da quello che è tutto l'aspetto digitale delle reti, che ci consentirà di avere un monitoraggio e una consapevolezza ancora maggiore, e poi c'è tutta la fase della modellazione dei flussi nelle reti e quindi capire dove c'è maggiore possibilità di intervenire anche dal punto di vista dei distretti. I distretti acquedottistici servono soprattutto perché possiamo ottimizzare quella che è la pressione nelle reti. Distrettualizzare le reti dove è possibile, ovviamente nei centri abitati e dove il territorio lo consente, produce due effetti positivi. Uno, aumenta la resilienza e quindi aumenta la vita utile della rete stessa, perché è meno stressata, e dall'altra riduce anche le perdite. E poi abbiamo, questo è il primo intervento progettuale che dobbiamo fare, da lì poi consegue la realizzazione dei distretti, che sono collegati a quello che è anche un intervento di bonifica che ci consentirà di ammodernare 50-60 chilometri di rete acquedottistica. Non è tanto, però è un grosso contributo. A dirigere in prima persona la supervisione della messa a terra dei finanziamenti PNRR in tempi celeri sarà la dirigente di Marche Multiservizi, Simona Francolini, già al lavoro per rendere subito tutto cantierizzabile. È un intervento complesso, articolato in diverse fasi e diverse attività. Quindi andiamo a... Lo scopo è quello di modellare la rete, di renderla digitalmente più efficiente, più al tempo con i tempi. È un modo di dire, per dire che dobbiamo sempre rinnovare e cercare di fare di meglio. Quindi abbiamo interventi che servono per appunto completare la digitalizzazione della rete, la modellazione, quindi una ricostruzione reale di tutto quello che noi abbiamo in campo, per poi andare a individuare gli interventi di rinnovamento, il rinnovamento delle reti, il rinnovamento delle apparecchiature che sono in campo. Andremo a fare una ricerca perdite con tecnologie innovative, quello che viene chiamato la ricerca con i raggi cosmici. È una tecnologia sicuramente innovativa che ci consentirà di essere più veloci nella ricerca delle perdite e quindi poi dopo nella loro riparazione. Quindi correre con tante ditte, con tante professionalità messe in campo, perché l'obiettivo è quello di finire tutto quanto entro marzo del 2026.